il cuore come non l'avete visto e sentito mai. È stato proprio così, nello spettacolo del cuore, voluto dall'ATS della Montagna e portato abilmente in scena all'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno dal cardiologo Davide Terranova con Sara Cescon, Alessia Benato, Diego Deppi, Riccardo Mortandello, Diego, Maria e Jessica Terranova e dallo chef Franco Ruggero, sotto l'attenta regia di Giulio Businarolo. Un evento unico nel suo genere, dove la medicina diventa spettacolo per diffondere la prevenzione. Così il cuore passa sotto la lente ad ogni età. Questo organo così perfetto e affascinante, sconosciuto ai più per il suo funzionamento. Lo spettacolo sulle prime appare come un viaggio nello spazio, mentre è la scoperta del nostro cuore e solo noi, adottando comportamenti corretti, possiamo proteggerlo e salvaguardarlo. Il cuore è grande più o meno come un pugno, è posto nel centro del torace, non a sinistra come fanno i cacciatori quando segnano un gol, ma esattamente qui, nel centro. Tra i due polmoni, questa è un'immagine quasi reale, il polmone destro e il polmone sinistro e appoggia su un muscolo che si chiama il diaframma. È irrorato dalle arterie che si chiamano coronarie, che gli danno costantemente il nutrimento nella sua contrazione e rilasciamento, che avviene per 4 miliardi e mezzo di volte in una vita media. Si contrae costantemente, irrorato da queste arterie che sono le coronarie, che avvolgono il cuore come una corona. Abbiamo portato in scena questo spettacolo con lo spirito di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ricordiamo che in Italia, nei paesi occidentali, la causa più frequente di morte sono ancora le malattie cardiovascolari, per cui questo era il messaggio che credo abbiamo dato, di prevenzione, assolutamente. I momenti più significativi, più di impatto anche per i ragazzi? Beh, correlati quelli strettamente all'alimentazione, alle tra virgolette schifezze che spesso mangiano in modo inconsapevole. Questo ha suscitato un estremo interesse da parte loro e una curiosità anche. Cosa bisogna evitare? Bisogna evitare a tutti i costi i grassi saturi. I grassi saturi sono deleteri perché sono visibili ed invisibili, cioè si nascondono anche negli alimenti, per questo è importante riconoscere proprio le etichette. E le cose più importanti sono appunto evitare l'assunzione di grassi saturi, perché sono il nemico numero uno, insieme agli altri famosi fumo, ipertensione, eccetera, eccetera, ma sono il nemico numero uno per le malattie cardiovascolari, quindi questo è davvero importante. Lei è più medico o più attore quando si parla dei corretti stili di vita? Devo essere più attore, perché se fossi un medico, purtroppo il linguaggio scientifico a volte non raggiunge l'obiettivo. Non raggiunge le persone, per cui devo inventarmi un modo di porle e di farle vedere da attore. Il teatro volano della salute. Sì, assolutamente, la prima manifestazione in Italia dove si spettacolarizza la medicina in questo senso, soprattutto per le malattie cardiovascolari, e non a caso abbiamo dei riscontri davvero notevoli e questo ci dà molta soddisfazione. Se dovete mangiare un panino, mangiate un panino sano. Voi qui avete tra l'altro dei gran prodotti che sono i formaggi, che sono tantissimi altri prodotti. Non fateli abbagliare da quelle pubblicità. Punto uno. Punto secondo, abolite le bibite. Abolite quelle bibite gasate che portano solo danno. Partiamo dal presupposto che di solito uno pensa che la cucina salutare sia una cucina povera, senza gusto, e invece la cucina salutare ha tantissimo gusto e diciamo ha tantissime peculiarità che fanno bene al cuore, ma non solo, perché noi si mira anche a far bene allo spirito, ovviamente, e soprattutto al palato. Si dicono tante cose sul cibo, poco vino, poca carne, tanto pesce, i legumi, è così? Diciamo ci sarebbe molto da parlare. Allora, per ciò che riguarda il vino, van benissimo i classici due bicchieri di vino rosso per via del resveratrolo. Queste sono cose che noi spieghiamo durante lo spettacolo e spieghiamo soprattutto durante CardioChef. CardioChef è una cena itinerante, ovvero andiamo in tutti i ristoranti d'Italia ove il dottor Terranova parla del cuore e del cibo che fa bene al cuore, e io praticamente sono il braccio, metto in pratica quelli che sono i piatti che fanno bene al cuore. Il cuore nell'uomo pesa dai 280 ai 340 grammi, il cuore della donna pesa dai 230 ai 280 grammi. Anche oggi cogliamo l'occasione di parlare di promozione e corretti stili di vita per la salute del nostro cuore, e la forma
del teatro è sicuramente uno strumento in più che ci permette di non solo di parlare di promozione corretta e stili di vita, ma di poter arrivare nel cuore dei nostri giovani. Per cui siamo felicissimi di utilizzare lo strumento dello spettacolo teatrale multimediale per parlare di promozione della salute. L'energia del cuore prodotta nell'arco di una vita media potrebbe sollevare una porta aerea di 15 metri sopra il livello del mare. Non esiste al mondo una macchina di tale efficienza. Interesse da parte degli oltre 300 studenti delle scuole di Morbegno che stamane hanno assistito allo spettacolo riproposto stasera dalle 20:30 all'Auditorium Sant'Antonio. Un grande successo grazie ad un cast capace di amalgamare professionalità rendendo l'evento indimenticabile. Per quanto riguarda la salute del cuore, sicuramente la prima regola è quella del movimento e dell'attività fisica, quindi camminare più possibile, che non vuol dire fare le maratone, ma vuol dire semplicemente camminare a passo veloce, almeno 30 minuti al giorno o anche di più se possibile, ma con continuità. Ovviamente non fumare, perché il fumo per il cuore è forse il nemico numero uno, e poi un'alimentazione salutare privilegiando diciamo frutta e verdura, cereali e cercando di ridurre il più possibile i grassi. Lo spettacolo è servito a dimostrare ai cittadini e agli studenti il cuore come però non lo si è mai visto, quindi uno spettacolo teatrale dove in scena ci sono stati degli attori, ci sono stati vari personaggi, ma il personaggio principale è un cardiologo che fa anche l'attore e che illustra il cuore dal momento del concepimento fino alle fasi dell'eventuale malattia, ma anche di tutta la prevenzione che noi possiamo fare. Quindi è un'iniziativa che rientra nelle iniziative di prevenzione che la TS ha intrapreso, considerando che la malattia cardiovascolare è oggi in Italia la prima causa di morte sia per gli uomini che per le donne. Quindi far vedere attraverso uno spettacolo teatrale, quindi attraverso un approccio più amichevole rispetto alla semplice divulgazione scientifica, spesso un po' ardua per i cittadini, ma il cuore in questa versione, crediamo sia un messaggio importante, che ognuno abbia potuto portare a casa qualche messaggio utile per la propria salute.